Che Lorenzo sapesse vincere anche soffrendo lo si era già visto pochi giorni fa in casa del Gozzano. La certezza di questa nuova abilità è arrivata nella partita con la Pistoiese, che seppure ridotta all'osso ha giocato una partita gagliarda, riuscendo anche a rimontare il gol subito nel primo tempo, il settimo centro stagionale di Brunori, avanti 1-0 senza fare chissà che, commettendo diversi errori in fase di impostazione. Gli Amaranto ad inizio ripresa non decollano, e così su assist di tacco dell'ex Cellini il Quachibi trova la rete del pari. Dal canto in tribuna squalificato, in panchina Lamma manda in campo Zappella e Cutolo, e qualche spazio si apre. Nei minuti finali è proprio Cutolo a risultare ancora una volta decisivo. Al minuto 87 calcia dalla grande distanza una violenta punizione che cambia direzione all'ultimo momento, ingannando il giovane portiere Meli della Pistoiese, che esce così beffata ancora una volta nel finale. Per l'Arezzo sono tre punti pesantissimi che portano gli Amaranto al secondo posto insieme alla Pro Vercelli. Contenti. Delle volte ci è capitato al contrario, che l'abbiamo preso in diverse occasioni, ora ultimamente ci va meglio. I complimenti vanno ai ragazzi, chiaramente sono stati bravissimi. Quando si gioca ravvicinati così non è mai facile, soprattutto dopo comunque la fine del girone d'andata. Ecco. È una squadra che palleggia come noi, quando trova delle condizioni atmosferiche che non ci aiutano, il campo ghiacciato. Ci sta che uno possa andare in difficoltà, mentre nel primo tempo l'abbiamo corretto, siamo riusciti poi a uscire. Il secondo tempo effettivamente siamo accorti che abbiamo stentato un po' di più, infatti poi il cambio ci ha portato un calcio diverso, un calcio più diretto in avanti, e la squadra è tornata a respirare, è tornata a produrre ancora un buon calcio, anche se non il nostro. Direi un bilancio sicuramente positivo. È chiaro che oggi non ci dobbiamo fermare e non dobbiamo pensare neanche di arrivare primi, dobbiamo pensare di continuare a fare il massimo, e lavorando chiaramente. Devo dire che non so se a voi ha dato l'impressione di essere deviata, ma non c'è stata nessuna deviazione, è stata una traiettoria... Sì. Non l'ha presa bene. Non c'è stata, non c'è stata, non so quanto... è stato influente il portiere, datemi il merito mio di questo giro di, noi sì, di aver noi fatto gol. No, ci mancherebbe, no, lo so che ci mancherebbe, era per sdrammatizzare il momento, ma sono contento. Però posso dire che comunque la palla ha cambiato traiettoria alla fine, veramente. Per me va bene così, ci va bene a tutti, penso, quindi gioiamo su come è andata... andata a finire questa palla. Ritornano dei punti magari persi, no? In sì, qualche partita. Sì, ma poi devo essere sincero, ci tenevamo anche a vincere due partite di fila, che in questo campionato non c'era ancora successo. E veramente, cioè, l'abbiamo cercata in tutte le maniere, perché se vuoi fare un certo tipo di campionato bisogna dare continuità. E poi ripeto, veramente in casa ci mancava la vittoria contro la Pro Vercelli dal 7 novembre, un mese e mezzo, quindi ci tenevamo a farla davanti ai nostri tifosi in casa nostra.